Società 2.0, copia e incolla in tutto il planisfero. Niente più dissensi, neanche più lavoro nero. Navigo gli schermi e nacco il vero mistero. Ossessivo, clicco e becco lo stipendio quasi intero. Rinuncio a metà dei miei diritti in una settimana. Vivo cieco all'eco di un'unica campana. Unica gente sana, quella coperta in viso. Apendo uno striscione e scordo come un sorriso. In chat sono un campione, ogni tweet un successone. Peccato che se guardo allo specchio vedo un coglione. Ho delegato il lume della ragione. Denuncio un disperato qua scioccato dal balcone. Tipo con la cena giapponese sulla soglia. Prima non potevo uscire, ma non c'ha più voglia. Niente baro al circolo, brucio tutti i ponti. Aspetto il reset delle menti e quello dei conti. E non ti illudere se parlano di libertà, di individualità. Perché la verità è che la realtà passa attraverso un cavo Ethernet. E domani chissà, salvo la mia coscienza sopra un server. Scopro l'immortalità, l'identità tarata al giusto costo. Muta sulla logica del sonno in quanto posto. Scelta una posizione e non mi sposto più o piuttosto. Tu, diretta alla TV, su, fatti sta. Se i ringotti ghettizzano, poco male se ci sterilizzano. Assembleremo i nostri figli modellati ad arte, pronti a colonizzare e poi distruggere. Amo Marte. Scrivo solo per dimenticare quello che vedo fuori mi fa male. Ma se fuori è il riflesso di che c'è dentro, allora frate, quando riapre tutto c'è poco da festeggiare. Vedo chiaro, l'obiettivo è disagiare, renderci dipendenti dalla paura, dalla fame. Butta col cellulare, spingi quel telegiornale. Siamo sempre più assenti a noi stessi e alla terra madre. Vedo strade vuote come il cuore delle masse. Riempio questo buco come il suono delle casse. Persone che non lasciano niente come comparse. Sono al comando di questo circo ambulante. Non prendere parte, spingi tutto e al buio, chiudi gli occhi, la tua testa leggera come fumo. Chiedi le risposte, domandalo più forte, più forte. Prova a percepire chi c'è oltre. Forse vivremo i tempi che i miei nonni raccontavano. Forse vedremo cose che anche immaginavano. Se pensa che è successo, tutto si ripete rapido. Mio buon Garrett, per non scordarmi ciò che è stato. Vivenza fa tirare fuori i denti con l'inconvenienza di doversi vivere certi momenti, eventi scornoletti. Se ti affretti li comprendi, ho visto almeno due maschere su volti di questi tempi. Hai sempre creduto a tutto quel che ti hanno detto senza la capacità di fare un ragionamento. Ci distacchiamo ma cambiando restiamo uniti. Diamo troppa attenzione al presidente degli Stati Uniti. Credevo di fare la parte di un supereroe, poter cambiare il mondo attraverso i miei versi. Alle persone non serve un mito, un eroe. La migliore parte è essere se stessi. Tutte le azioni hanno uno scopo, tu gioca il tuo ruolo. Nel mondo digitale del futuro prossimo devi digitare ed ordinare un prodotto tossico. Consumismo cosmico senza rispetto per il prossimo. Cerchiamo alibi non trovando mai colpevoli. Puntiamo il dito alzando il terzo con più deboli. Indovinate chi sarà a farne le spese. State tutti pronti per il grande reset.